Si è giocata allo stadio Vitiello di Scafati la partita di calcio internazionale tra la nazionale delle due Sicilie che rappresenta il sud Italia e la nazionale del Canton Ticino che rappresenta la Svizzera italiana. Il match è terminato 2-1 in favore della nazionale delle due Sicilie. Sentiamo le dichiarazioni di alcuni dei protagonisti, l'esterno sinistro di centrocampo Luca Natale Imbroinisi e il preparatore atletico e terapista manuale dottor Paolo Carpiniello. Risultato positivo, era importante vincere più che altro perché è la prima delle amichevoli internazionali tra le tante che ci saranno. Dal mio punto di vista come deformazione professionale non posso essere che soddisfatto degli atleti in quanto non era facile giocare in nazionale dopo logicamente i rispettivi impegni di club. Quindi c'è stata una buona prestazione, i ragazzi hanno retto almeno 50-60 minuti ad alte condizioni, poi è normale che si va a calare, ecco, è giusto che sia così. L'importante appunto è lo staff, l'importanza dello staff tecnico, così come anche appunto l'organizzazione, e ci siamo riusciti e ci godiamo questa vittoria. Ecco. Oggi era importante vincere, abbiamo giocato una prima amichevole di tante che giocheremo per il mondiale, che andremo poi a fare i mondiali, e l'importante era vincere. E lo abbiamo fatto, quindi questo era l'importante di oggi. 2-1 e andiamo avanti. Ora la nazionale delle due Sicilie si prepara ai prossimi impegni con la speranza di giocare al Partenio Lombardi. Soddisfazione per il presidente Mitrano per i 3 punti conquistati che fanno avanzare di posizione la nazionale del Sud Italia nel ranking con IFA.